L'8 maggio 1960 nasce a Travagliato, piccolo comune in provincia di Brescia, Franco Baresi, considerato l'erede designato di Gaetano Scirea per la sua grande capacità di guidare la difesa, indossa per la prima volta la maglia azzurra sotto la gestione Berzot, che lo porta con sé agli europei del 1980 e a Spagna 1982. A soli 22 anni è già campione del mondo, pur non giocando neanche una gara. La definitiva consacrazione in nazionale avviene però con Azeglio Vicini, che ne fa un punto cardine e leader indiscusso della retroguardia, sia agli europei del 1988, sia ai mondiali del 1990 in Italia. Nel 1991, con l'arrivo di Arrigo Sacchi sulla panchina della nazionale, Franco Baresi eredita la fascia di capitano da Bergomi, segnale importante della stima nutrita dal suo ex allenatore nel Milan. Durante i mondiali del 1994 negli Stati Uniti, sfiora la grande impresa, perdendo ai rigori contro il Brasile. Il difensore si infortuna al menisco nella gara contro la Norvegia e a tempo di record torna in campo 25 giorni dopo l'intervento, giusto in tempo per disputare la sfortunata finale di Pasadena. È la penultima gara con la maglia della nazionale. Il congedo avviene il 7 settembre contro la Slovenia. A 34 anni, Franco Baresi saluta i colori azzurri con 82 partite e un gol.